Ciao a tutti! Finalmente anch'io sono riuscita ad aprire il mio canale. Io sono Anna e appunto ho deciso di aprire questo canale per parlare un po' insieme a voi del paese in cui vivo. Io vivo in Indonesia, nella capitale Giacarta, e questo suscita sempre molta curiosità. Solitamente a ridosso della primavera, quindi in previsione delle vacanze estive e a ridosso dell'autunno, in previsione delle vacanze invernali, moltissime persone mi contattano perché vogliono avere delle informazioni in merito a questo paese. Penso che il motivo per cui mi contattino è che appunto organizzare un viaggio in Indonesia è abbastanza costoso e non è proprio dietro l'angolo, quindi vorrebbero avere maggior numero di informazioni proprio per non perdersi niente di questo paese, anche perché probabilmente una persona viene qua una volta nella vita. Questa continua curiosità che suscita l'Indonesia mi ha portato quindi a pensare di aprire questo canale e parlare un po' degli aspetti di questo paese, ma non solo gli aspetti appunto dell'Indonesia, degli indonesiani, della città dove vivo a Giacarta, ma anche alle difficoltà che si incontrano di emigrare. Questo è un periodo dove tantissimi italiani hanno voglia di emigrare perché la situazione in Italia e in Europa in generale non è delle migliori, però sarebbe anche poi interessante sapere che cosa c'è là fuori. Io ho dovuto veramente sbattere la testa contro tantissimi ostacoli, tantissime cose che non tutti pensano quando decidono di andare via. Ovviamente, la prima cosa da fare quando si decide di andare all'estero è imparare abbastanza bene l'inglese, perché altrimenti sei proprio tagliato fuori da tutto. Io tuttora oggi continuo a parlare inglese in Indonesia, perché l'indonesiano non è una lingua così semplice da imparare. Poi ve ne parlerò più avanti. Quindi su questo canale mi piacerebbe un po' parlare di diverse tematiche, appunto, che riguardano tutto il percorso che mi hanno portata fin qui in Indonesia e poi tutto il percorso che ho dovuto fare per rimanere in questo paese. Io non sono appunto qui in vacanza, io sono qua per lavorare, quindi sarebbe molto interessante, credo, per alcuni di voi sapere un po' step by step, che cosa serve per venire in questo paese o comunque sia prendere uno spunto se si è in procinto di andare in un paese all'estero comunque diverso dall'Indonesia. Io ormai vivo qua da 5 anni. Sembra veramente ieri quando sono arrivata, però se ci penso, allo stesso tempo dico cavolo. Si sente che sono passati questi anni. Perché? Fondamentalmente perché da quando io vivo qua sono veramente cambiata tantissimo. Ma è cambiato non tanto il mio modo di essere, ma è cambiato proprio il mio modo di vedere le cose. Proprio il mio punto di vista è cambiato. Secondo me in Italia ci sono sempre degli stereotipi nei confronti di questi paesi asiatici del terzo mondo. Quando poi ti ritrovi a vivere qua e a sbatterci la testa, ti rendi conto che tante cose che si pensano in Italia sono sbagliate. Probabilmente sono sbagliate se queste cose vengono messe in un contesto quale l'Italia, ma in un contesto Indonesia tantissime cose che per noi sono bruttissime qua diventano accettabili o comunque sia spesso sono anche la normalità. Quindi su questo canale vorrei appunto portare anche in evidenza degli aspetti che io ho trovato qua molto diversi e che mi hanno proprio fatto cambiare idea. Questo perché mi piacerebbe che un po' tutti si avvicinassero di più alla cultura di questo paese.
Quindi adesso penso di aver già parlato abbastanza, penso che abbiate un po' capito qual è lo scopo di questo canale, spero che mi seguirete nei prossimi video, quindi se volete lasciatemi un like, iscrivetevi, così tutti insieme andremo alla scoperta di questo paese così lontano che è l'Indonesia. Ok, grazie per avermi ascoltato e niente, vi saluto, alla prossima, ciao!